Ciao ragazze! Allora, eccovi tornata con i preferiti di giugno. Ebbene sì, siamo già a inizio luglio. Che ansia, il tempo sta volando davvero troppo in fretta. Comunque, anche per questo mese vi faccio vedere un po' di cose e iniziamo subito da una cosa che non avrei mai pensato di farvi vedere nel mio canale, perché in realtà è una cavolata, cioè io la reputo una cosa inutile. Questo, Elisabetta, cosa ci fai vedere? Non iniziare anche tu con i soliti prodottini noiosi che non gliene frega niente a nessuno. Ma non chiudete il video, aspettate, perché giuro, questa volta devo recensirvi un prodotto di bellezza. Questo è un gel detergente viso, non è un latte detergente ma un gel detergente, ed è di questo brand che si chiama Avenue, che non so come si pronunci, Avenue penso, ed è un brand che ho già controllato prima di fare il video, vendono anche in Italia. La storia qual è stata? Avevo finito il latte detergente, sono andata da Walmart e ho preso questo completamente a caso, costava circa 8 dollari e mi serviva appunto qualcosa per detergere il viso dopo averlo struccato. E anche se ho controllato che fosse un buon brand, anche se non è completamente naturale, e qua c'è scritto appunto che va a illuminare l'incarnato, c'è scritto 5 fattori di radiance, insomma ti va a illuminare, ma a me non me ne fregava niente, ecco, tanto mettono in tutti così e nulla, l'ho comprato solo perché deterge, ecco. Però lo sto usando da un mese, oh ragazze, sarà che sono più abbronzata, sarà l'effetto che l'ho comprato, non lo so, ma secondo me, cioè io sto notando che la mia pelle è super super luminosa, davvero, è molto luminosa sia la sera dopo che ho utilizzato il prodotto, quindi prima di andare a letto, e anche la mattina quando lo riutilizzo, cioè la pelle è davvero luminosa e non ho mai avuto la pelle così luminosa. Adesso probabilmente in camera non rende, comunque adesso ho messo su un po' di fondotinta, però a me davvero sembra che questo prodotto è una cosa fantastica, sta davvero funzionando e quindi io non posso che dargli una recensione ottima e volevo segnalarvelo. Penso che in Italia, allora in Italia ho controllato già, lo trovate da Tigotà nelle profumerie più fornite e anche in farmacia. Costano un po' di più in Italia perché è un brand americano, quindi secondo me in Italia è un prodotto che viene a costarvi sui 16-17 euro, che è tanto se ci pensate per un gel detergente, però se volete dargli una chance, questo è un prodotto che davvero mi ha stupito. Addirittura negli ultimi giorni mi truccavo, facevo un trucco leggerissimo, però comunque mettevo fondotinta e cipria. E alla sera, quando mi struccavo, dicevo, madonna, ho la pelle più bella da struccata che da truccata. Però ecco, volevo segnalarvelo, fatemi sapere se avete già provato prodotti di questo brand, se vi siete trovate bene, eccetera. Secondo preferito del mese, invece, parliamo di un alimento e sono i semi di chia. I semi di chia è un qualcosa di super nutriente che io sapevo che c'era, però che non avevo mai comprato, vuoi perché mi dimenticavo, vuoi per pigrizia, eccetera. Due settimane fa più o meno li ho trovati da Walmart e non li avevo mai visti e li ho comprati subito. Cosa sono i semi di chia? I semi di chia sono proprio dei semini, ma poi ve li farò vedere meglio in un video in sovraimpressione. Sono dei semini super salutari, super nutrienti, pieni di fibre, pieni di proteine, pieni di antiossidanti, insomma un elisir di salute, diciamo. E come vanno consumati? Si possono consumare tutti i giorni, non da soli, perché il gusto non è male, ma da soli non sanno un po' da niente, ecco, diciamolo. Io di solito li metto dentro dei frullati, dentro il frullatone di avocado e soia oppure il latte di mandorla, si possono mettere dentro i gelati, si possono mettere nelle macedonie, io li ho messi un po' dentro la macedonia, si possono mettere con gli yogurt, insomma, oppure con i cereali e il latte la mattina, ecco, ci sono tantissimi modi di assumerli e sono appunto una chicca di salute e di bellezza per tutto il nostro corpo che è assolutamente da provare. Passiamo ora a un'app del mese, quindi passiamo al tema tecnologia, e l'app favorita del mese è VSCO Cam, come volete chiamarla, insomma VSCO Cam, ed è un'app gratuita che serve per mettere filtri alle foto, modificare le foto, e io l'ho scoperta proprio nell'ultimo mese e appunto la sto usando per ogni mia foto di Instagram, perché sul mio profilo Instagram, se avete notato, non mettevo mai nessun tipo di filtro, cioè la foto magari sistemavo la luce oppure sistemavo il contrasto, la saturazione, però non mettevo un filtro.
perché mi piacevano così naturali, però in realtà negli ultimi mesi ho notato che il profilo Instagram e in genere le foto e l'effetto in generale viene più bello se c'è un filtro che è sempre lo stesso per ogni foto. E quindi siccome ho fatto un po' di ricerche e la maggior parte di grandi fashion blogger un po' in tutto il mondo utilizzano questa applicazione, ho deciso di scaricarla e mi ci trovo molto bene. Ho scelto il filtro che volevo e nulla, quindi ve la segnalo se volete cercare dei filtri carini per le vostre foto, ViscoCam. Un altro accessorio del mese sono questi occhiali da sole, che in realtà favorito del mese, mi sono permessa di inserirli anche se li ho acquistati una settimana fa, 10 giorni fa, perché mi piacciono tantissimo e sono questi occhiali specchiati e sono un po' così, sono un po' eccentrici, però è un modello che sta andando tantissimo, questo qui, con la lente specchiata in azzurro, specchiata che va più sul giallo e l'arancio, insomma, come accessorio, un accessorio che secondo me è un sacco carino per l'estate, soprattutto quando siamo un po' più abbronzate, staranno meglio. Questi qui li ho presi da Forever 21 e li ho pagati sugli $8, lo trovate, vi lascerò il link qui sotto, insomma, di tutti i prodotti di cui vi sto parlando, li trovate nel sito di Forever 21, e nulla, mi piacciono un sacco, adesso sono... devo ancora fare qualche foto, magari con qualche outfit così carino che poi posterò su Instagram, però ecco, sono sicuramente un accessorio preferito. Passiamo ora all'ultimo preferito del mese e forse anche quello più, non importante, ma proprio un vero e proprio preferito, anche perché vi devo dire un altro paio di cose, e si tratta di Pinterest. Adesso voi mi direte, vabbè Elisabetta, Pinterest, cioè, è dal 2010 che c'è, arrivi con l'ultimo treno, va bene, è vero, in realtà conoscevo Pinterest da sempre, però senza un motivo preciso. Mi ero fatta un account l'anno scorso, però mi ero fatta l'account e non avevo mai capito bene come usarlo e basta, l'avevo proprio buttato lì. E soprattutto non avevo mai capito la potenzialità pazzesca che ha Pinterest. Nelle ultime settimane l'ho rispolverato, ho sistemato il mio account, ho iniziato a postare pin uno dietro l'altro e Pinterest è una cosa pazzesca. Io lo definisco un motore di ricerca che è, secondo me, lo stesso potere di Google, non lo stesso, vabbè, ok, però comunque è fenomenale. Ultimamente ho iniziato a cercare degli articoli o dei video o insomma dei post che parlassero di moda, che parlassero di cose naturali, che parlassero di arredamento, insomma di tutte le mie passioni, e Pinterest è lo strumento perfetto per farlo. E mi piace proprio il modo in cui, il concetto di Pinterest, in cui apri l'applicazione, vedi tutte queste immagini che un po' riassumono il contenuto stesso dell'articolo oppure del video, sono queste immagini un po' allungate, sono un po' degli infographics che già dall'immagine vedete magari step 1, step 2, step 3, vi insegno come fare l'acconciatura piuttosto che come fare l'hair tutorial, e nella home page, a seconda di chi seguite e poi in generale a seconda di quello che cercate, trovate sempre tutte le cose che più vi piacciono, tutte le cose che più vi interessano. Appunto, se volete passare nell'info box a seguirmi, che ogni giorno posto vari articoli, tante cose che mi piacciono, tante cose carine, troverete il link nell'info box. Mi chiamo Elisabetta Pistoni su Pinterest. E correlato a questo, la novità, chiamiamola novità, è che ho deciso di riformulare, chiamiamo così, di riformulare il mio blog. Io ho aperto il blog un anno fa, me l'ha aperto Riccardo per la laurea specialistica, e volevo che il mio blog fosse uno spazio aggiuntivo al mio canale YouTube in cui condividere outfit, in cui condividere un po' quello che facevo, eccetera. E per carità, era un'idea che mi piaceva, però mi sono resa conto che tutto quello di cui effettivamente vi voglio parlare e tutte insomma le cose che faccio durante la vita di tutti i giorni le condivido con voi tramite YouTube, le condivido con voi tramite i vlog, le condivido con voi tramite Snapchat, e se voglio farvi vedere l'outfit ve lo faccio vedere tramite Instagram. Quindi il blog era diventato un qualcosa in più che secondo me non aveva tanto senso, perché ok, vi facevo vedere la foto, però poi la stessa foto la trovavate sul blog, insomma era qualcosa che era più uno spazio mio che però stavo vedendo che non dava un concreto aiuto a voi, non era utile secondo me.
E collegato al fatto di Pinterest ho avuto non un'illuminazione, ho deciso proprio di stravolgere il mio blog, perché se lo andate a vedere è completamente, il concetto del blog è completamente diverso rispetto a prima. Magari è meno fancy, è meno girly da un punto di vista di design, però secondo me è molto più utile, molto più non di impatto, ma che vi può davvero essere d'aiuto. Quindi ho deciso che ci sono già dei post online, volevo aspettare a dirvelo con questo video. Ho deciso proprio di creare dei post che poi andrò a condividere anche su Pinterest, che possono davvero esservi utili. Ci sono già dei post sulla salute, su alcuni cibi salutari, c'è un post già online in cui vi parlo delle mie 3 app favorite per modificare le foto su Instagram. Insomma, ci sono tante cose carine, tanti proprio consigli, cose che davvero possono esservi utili rispetto a vedere magari le mie foto del mio outfit che dite vabbè, bello, carino, però l'abbiamo già visto su Instagram, oppure ci hai fatto vedere il video haul su YouTube, abbiamo già visto il vestito. Ecco, questo è un po' un concetto e penso che sia un'idea, spero, che vi possa piacere e che vi possa effettivamente essere utile. Quindi insomma, se mi andrete a seguire su Pinterest e su Facebook, troverete sempre questi piccoli articoli che sono articoli un po' più grafici quasi. Ci sarà un'immagine che riassumerà proprio il contenuto dell'articolo e poi ovviamente una descrizione, e che però non deve essere quel testo, quel post lungo che una non ha voglia di scrivere, perché siamo in un periodo secondo me in cui la parte scritta sta venendo un po' sotterrata dall'immagine, perché quando ci stiamo annoiando, quando non sappiamo cosa fare, quando siamo fuori che aspettiamo il bus, ci piace guardare Instagram, ci piace magari guardare Snapchat, non abbiamo voglia di stare lì magari 3 ore in giro con la pioggia mentre camminiamo proprio a leggere. È una cosa che secondo me, non dico che è superato il blog classico, non dico questo, però secondo me ci vuole qualcosa di innovativo. E quindi ecco, ci saranno dei post che non saranno troppo lunghi, saranno dei post accattivanti, saranno dei post, e mi sta chiamando Riccardo mentre ero nell'exploit della mia spiegazione. Pronto? Vabbè, tempismo perfetto, e comunque avete capito il concetto. Nuovo blog, nuovo stile, passate a seguirmi su Pinterest e su Facebook in modo che vedete sempre tutti i miei nuovi post, che sono qualcosa appunto di utile, di veloce e che non è appunto futile, ecco appunto, non so più come dirvelo. E nulla ragazze, troverete tutti i link nell'info box, sia dei prodotti di cui vi ho parlato prima e anche appunto del nuovo blog e della mia pagina Pinterest. Spero che il video, come al solito, vi abbia tenuto compagnia, che vi sia piaciuto, che abbiate scoperto nuovi prodotti. Io vi mando un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!